Allora, ciao Giorgio, ci vediamo un'altra volta, ormai come consuetudine, per chi ci ascolta e ci vede, e per dare sempre insomma, più informazione e quindi più conoscenza. Io intanto vorrei fare un piccolo appello, ho visto che alcuni che ci ascoltano, anche dall'estero, vorrebbero fare come tipo corrispondente estero, tipo dare, fare informazione dall'estero, cioè praticamente questo signore mi ha lanciato un'idea, cioè che noi ci sostituiamo ai cittadini, ma cioè noi chi? Noi tutti, mica solo io e te Giorgio, cioè tutti quelli che ci ascoltano, cioè quelli che si trovano in ogni angolo d'Italia o anche all'estero, sarebbe bello che loro fanno informazioni, cioè intervengono, ci dicono cose e noi le trasmettiamo, oppure anche loro dall'estero intervengono su certi fatti specifici, li intervistiamo in diretta su OVO e quindi facciamo informazione. Stamattina mi ha mandato un messaggio un signore che vive a Gibilterra, cioè il quale ha molte notizie da darci sulla nuova tensione che è scoppiata per questa roccaforte che ormai è da secoli che è in mano agli inglesi, dal 1700, e solo che gli spagnoli la rivolevano indietro, giustamente, avevano anche loro ragione. E questo signore qui, appunto, hanno perso l'occasione buona nel 1942-43. Esatto. Franco, sapeva, appunto, infatti. Allora io ho detto a questo signore, che adesso non ricordo il nome, che è il benvenuto, che aderisca o no, venga qui e ci racconti tutto quello che succede in Spagna, come la situazione in Spagna, cioè ci racconti ciò che i giornali purtroppo non dicono. Ormai è chiaro che gli organi di informazione di regime non fanno informazione ma fanno propaganda, al massimo informano per 5-10%, ma il 10% è a essere proprio, ma già un miracolo. Io adesso stamattina ho preso un giornale di regime che è il giornale, l'ex giornale del povero Indro Montanelli, no? E qui c'è in prima pagina un articolo del compare di Montanelli, cioè di Mario Cervi, che racconta un po' di sue storie, di quello che fu l'8 settembre, visto che lui fece la guerra, in quel periodo lì si trovava in quelle zone, no? Nei Balcani, qui il signor Mario Cervi, e niente, non dice, cioè, le solite cose, ma non è che dice il perché per come noi arriviamo l'8 settembre, cioè la solita solfa, cose personali, intrise di antifascismo mai superato, cioè un articoletto, diciamo così. Ecco, però questo è un esempio di come si disinforma, poi ci potrebbero essere altri, dico il giornale, ma sono altri che fanno molto peggio. Mario Cervi sappiamo che è un personaggio definito io dico assolutamente il suo comportamento. Altri giornali, possiamo dire chi sono, Repubblica, quello della Sera, La Stampa, no? Per fare degli esempi, che fanno molto peggio, anzi il giornale ancora qualcosina ci dice a volte, come anche Libero, ma da qui a dire che fanno informazione ce ne corre, ma ce ne corre tanto, questo per essere chiari. Poi un'altra cosa che volevo dire ai nostri diciamo così, ascoltatori, ai nostri fans, come vuoi tu. Io ho parlato nel servizio in onda che mi riguarda sulla ingabbiata della democrazia, ho parlato che in Basilicata non si pagano le royalty. In questi 2 anni che sono qui io ho scritto un sacco di lettere in cui ho ridicolizzato i responsabili del governo di questa regione della loro miserevole comportamento, che non si fa pagare le royalty, e oggi il giornale locale La Nuova Sud è uscito fuori con questo titolo: subito royalty al 40%. Guarda qua. No, e questo grazie a me, ma non solo a me, anche altri lettori che hanno scritto. Questo che significa? Significa che se noi popolo ci muoviamo, qualcosa facciamo fare, o quantomeno facciamo sapere. Quindi questo titolo, fatto a questo giornale qui di oggi, no, 8 settembre, giorno maledetto per l'Italia, che esce questo titolo qua, subito reality al 40%, beh, è una cosa bella, ma questo grazie a chi? A quelli come me che hanno rotto le balle, tra virgolette, a questi, ai media, e quindi è arrivato a chi di dovere, all'orecchio di certi politicastri che sono qui, e abbiamo raggiunto anche questo. Ecco cosa possiamo fare se siamo uniti. Quindi, ti ho detto, ti passo la parola, caro Giorgio, e dici tu, anche in merito alla manifestazione di Roma, che ieri ha visto cattolici e musulmani, esatto, pregare insieme, no? Per la pace. E poi un'altra cosa, ti dico un'altra cosa a proposito di Roma. A quanto pare, le notizie che ho ricevuto io da una certa Ercolina Milanese, che era giornalista, che sa molte cose da Russia, pare che lei ha saputo che il G20 si è concluso con un trionfo di Putin, cioè, praticamente l'America, escluso quei pochi lacchè dell'Europa occidentale, è rimasta isolata e non sa più come uscirne fuori dalla patata bollente della Siria.
E secondo l'informativa di questa giornalista, signora Ercolina Milanese, ripeto, che abita vicino a Milano, sembra che appunto che forse che gli americani si guardano bene da fare un attacco alla Siria, e Putin è uscito rafforzato da questo G20, più forte di prima, e quindi gli americani di questo non si possono dimenticare. E per chi vuole sapere di più va su Facebook e scrive Ercolina Milanesi e può chiedere a lei informazioni, lei è disponibilissima a darle. Cioè, ha fatto anche un articolo in merito molto interessante, perché ha messo in dettaglio. Pensa che Putin alla fine, per passare la giornata, si è dovuto incontrare l'associazione Arcibussento di Russia per consolarsi per i diritti di questi qua. Tu pensa alla ridicolaggine di quest'uomo, cioè proprio ha perso la faccia, cioè addirittura ha dovuto trovare la faccia in qualche modo, andando verso chi? Verso quelli del Bussento, insomma, ecco. E comunque l'articolo lo dice questa signora che ho detto prima, è Corina Milanesi, e chi vuole vada su Facebook, scrive il suo nome e lo trova, eccetera eccetera. Detto questo, a te la parola. Allora, intanto tu ti sei sbagliato, hai detto Putin, invece di Putin dovevi dire quell'altro squallido personaggio. Hai detto Putin. Putin, quello che ha incontrato la delegazione degli omosessuali, non è stato Putin. No, Putin, Obama. Ma tu hai detto Putin. No, io ho detto che Obama ha perso la, cioè nel senso che Putin è uscito vincitore e il suo omologo, cioè il suo concorrente, diciamo Obama, no? Forse ho sbagliato a nominarlo, si è consolato dopo la batosta che ha preso, perché esattamente, ma non è che si è consolato andando a incontrare la delegazione di omosessuali russi, cioè è questo, come ho scritto dire, io sì. No, dico, non so cosa dire, con tutto il rispetto, perché per carità, io non ripeto, io no, no, chiaro. Ma entriamo nel merito. No, come ho scritto io, ognuno ha commento la sua vita. Io dico ognuno la sua vita privata e fa quello che vuole, ma esternare con certe cose, anche contro natura, guarda, è una cosa stupida, è una cosa non senso, vuol dire uno può fare quello che vuole, benissimo, lo sai, basta, fare i tuoi, ma da qui a rompere le balle in certe cose, guarda, veramente mi fa vomitare, ecco, questo devo dire. E allora senti, il nostro motto sì, di fedeli seguaci del gran Dio Pirapo è molto semplice. Sì. Ognuno degli altri lo prenda dove vuole. Bene, ecco, bene. Ci sono quelli che hanno una particolare sensibilità negli orecchi. Va bene. E allora... Chi nel naso? Chi nel naso? Bene, bene. No? Bene. Appunto, quindi, che vuoi che te dica? In onore al gran Dio Priapo. Benissimo. Caratterizzato dai grandi genitali. È chiaro, no? Talmente grandi. Talmente grandi che certe volte non entrano, allora si devono adattare a quegli altri, ma noi siamo di quella categoria lì. Allora, siccome, no, come l'amico Antonio De Martini in un suo articolo molto interessante, penso che tu abbia letto, ha scritto un po' tutti questi resoconti, ha detto come in brevissimo tempo gli americani abbiano perso il consenso di tutto il mondo, perché sì, ha fatto il conto. Sì, ma questo è un fatto, non c'è bisogno di Martino per saperlo, sì, vabbè, ma comunque lui ha scritto un bel articolo. Sì, bene, questo lode a lui. Lui ha scritto proprio i numeri, è partito dal numero di quelli che hanno assecondato gli Stati Uniti all'epoca dell'aggressione all'Iraq, sì, è arrivato al miserello numero di 3 o 4 sciagurati, tra cui Hollande, che non sa altro fare che appunto fare il seguace, come dice il suo nome in ogni caso, ognuno ha il nome che si merita. Sì, sì. Ognuno ha il nome che si porta dietro da antiche tradizioni talmudiche. Che il Talmud è un'antica tradizione. Allora, a parte queste cose, no? Allora dicevo che c'era appunto questa situazione e Obama ha incontrato gli omosessuali. Questo, come hai detto tu, è un'espressione
di decadenza totale. Sì, sì, senza dubbio. Ma dall'altro punto di vista rappresenta esattamente quello che rappresenta la battaglia degli omosessuali per loro signori. Sì, esatto. Cioè la lotta degli omosessuali è una degradazione della lotta della vecchia sinistra, che una volta si batteva per i lavoratori. Sì. Per i lavoratori sottoposti, più o meno sottoposti, e che però avevano si il diritto di avere il massimo... Per modo di dire si batteva. Perché se si battevano facevano cancellare l'articolo 46 della socializzazione. Sì, vabbè, la vecchia sinistra, vabbè, diciamo pure che la vecchia sinistra, ma parlo della vecchia sinistra, sì, vera, vecchia, certo, quella certo, dell'Ottocento. Sì. Quella dell'Ottocento. Vabbè, l'Ottocento è più seria. E questa sinistra è decaduta perché la sua difesa, cioè la difesa dei presupposti deboli, che poi non è vero, perché esiste la lobby omosessuale, che è una lobby fortissima, come ha detto di recente il Papa Francesco I quando ha denunciato la lobby omosessuale del Vaticano. Io sì. Presumo che qualora Francesco I riuscisse a liberarsi della lobby omosessuale vaticana, si libererebbe anche di quella terribile cappa di ricatto che gli Stati Uniti stanno portando avanti nei confronti della Chiesa come minimo da una settantina d'anni. Sì, direi di sì. Mi perdoni Paolo VI. Dei tempi Montini. Mi perdoni appunto Paolo VI, dall'alto dei cieli. I riferimenti sono chiari e chi deve sapere sa, certo, conosce. Per ritornare invece alla manifestazione. Papa Montini è molto nota, cioè, anzi non è tanto occulto, cioè, si sa molto di questo Papa. Certo si sa moltissimo. Esatto. Si sa moltissimo e lo sanno anche gli esponenti della polizia. Allora, alcuni poi che si videro trasferire da Roma in Sardegna, ma questo è una parentesi che noi apriamo in questo momento. Parla pure. La cosa che ci interessa in questo momento invece è sottolineare l'azione favorevole a lor signori dei media italiani. Da questo punto di vista questi si sono presentati esattamente tutti come servi sciocchi del potere americano sionista, perché già alla televisione hanno minimizzato il numero dei partecipanti alla veglia serale a Piazza San Pietro. Poi sui giornali sono arrivati a dire, guarda, uno dei giornali in cui le cose sono state dette nella maniera più consona, che i giornali non ne parlano. Il Fatto Quotidiano, dove c'è scritto a migliaia i cristiani e i cattolici si sono assiepati in Piazza San Pietro. Bene, Piazza San Pietro era gremita. Via della Conciliazione era gremita, le vie laterali erano gremite e il viavai di gente c'è stato fino a tarda sera. Ecco, sul giornale non c'è un rigo per Piazza San Pietro, guarda la vergogna, non c'è un rigo. Appunto, e questo vi dice molto del vero autentico livello di asservimento. Allora, per far capire ai nostri amici cosa significa la piazza San Pietro piena, è una piazza grande 40 ettari, e tutta via della Conciliazione piena straripante, voglio ricordare soprattutto agli immemori quando c'erano le manifestazioni dei sindacati a Piazza San Giovanni, dove si parlava di milioni di partecipanti, cosa assolutamente impossibile, perché la Piazza San Giovanni, se era tanto, conteneva un terzo delle persone che può contenere Piazza San Pietro, se va bene. Sì. E allora lì ricordo che c'era sempre la battaglia, no? Dei numeri,
però questi signori scrivevano così, poi la polizia diceva no, al massimo 100.000 eccetera. Però questo consenso generale di minimizzare il numero dei partecipanti, noi ci siamo stati, invitiamo vivamente i nostri amici a vedere tutti i video che abbiamo fatto ieri sera, che stanno per entrare anche su Accademia della Libertà, perché l'amico Giuseppe li sta mettendo in Accademia della Libertà, ma noi li abbiamo già fatti girare, dove si vede un pieno che non c'è stato nemmeno ai tempi della beatificazione di Padre Pio. Bello, bella notizia. Chiaro? Questa, bella notizia, diamo queste informazioni, visto che i giornalisti tutto non lo fanno. Ma sono tutti venduti, una cosa incredibile, sono tutti completamente asserviti. In effetti, più chi meno, al potere giudaico incentrato negli Stati Uniti d'America. E lo fanno nella maniera più vile, più schifosa, più servile, più da ratto, più da... Ma nemmeno un serpente è un animale nobile nei confronti. Comunque, di i media tacciano, su ieri silenzio assoluto, tutte e due, tutti i media tacciano. Esatto, è una cosa che fa ribrezzo, allora noi da questo punto di vista non possiamo che stare col Papa. Certo. Se il Papa va avanti in questa strada, il Papa, cioè della scelta popolare, certo, di un nuovo cattolicesimo popolare, noi staremo con lui. Ma certamente. Con, ovviamente, i distinguo, certo, perché non è che ci deve chiedere di credere in quello che dicono loro sull'aldilà, tutto il resto. Ma noi stiamo con la sua politica. Perché una volta che... tanto che abbiamo un Papa che riesce a svincolarsi. Dai, di. No, dico, io proprio finisce. Dillo. No, vai, finisce il discorso. Riesce a svincolarsi il Papa? Niente, che se riesce a svincolarci dal ricatto implicito nel giro di quattrini, nel giro di ricatti fatto dagli usurai e che hanno completamente chiuso la Chiesa in un bozzolo per almeno 70 anni. Bene, ottimo. Questa guarda, è un'affermazione che è fatta, che è grandiosa, che fa capire tutto, veramente tutto. Io ti ricordi che tempo fa, tra il serio e facendo... Se vai in fondo. Certo, devi andare in fondo però. E in effetti ti ricordi che io fra il serio e faceto dissi pochi mesi fa su questo canale, dissi se Papa Bergoglio fa quello che dice, io lo ospito a casa mia, no? Cioè l'accompagno io a Roma, ti ricordi che dissi questa frase, no? Certo. Io infatti... Certamente. Non so se il Papa ha ascoltato quello che ho detto io, se qualcuno l'ha riferito, insomma sarebbe un po' grande, un po' troppo, però... Voglio dire, al momento sembra che dalle parole stanno seguendo anche dei fatti, però, come tu hai detto, bisogna andare in fondo. Esattamente. È quello che conta, no? Esattamente. Ecco. Esattamente, noi abbiamo fatto una considerazione ieri, assieme all'amico Razio, abbiamo detto, qualora il Papa prendesse l'aereo e andasse in un qualche paese... No. Della Siria? No, deve andare in Siria ad andare. Sì, io vorrei che il Papa con tutti i cardinali del Vaticano vadano in Siria subito, si mettono lì e aspettano che siano lì fin quando l'ultima nave americana non ha lasciato le acque del Mediterraneo orientale. Sì, ma... Io ti giuro, guarda, io sarebbe un atto rivoluzionario della Chiesa. Mi segui? Esattamente. No, ecco. Il primo atto rivoluzionario dopo 2000 anni. A questo punto la Chiesa cattolica romana apostolica veramente diventerebbe la Chiesa numero uno al mondo. Se questo Papa fa un gesto di Chiesa... Ma sai perché dico questo? Lo dico per un motivo molto chiaro. Io, grazie a Dio, ho due amici in Siria. O meglio, uno sta in Siria, un altro in Siria che vive in Egitto. Sono due donne, diciamo, no? Però sono donne che fanno formazione, sono in Siria, eccetera. Ebbene, io ti dico, uno di queste è anche, non è tanto favorevole ad Assad, devo dire la verità, e lei mi ha detto, che Assad non ha assolutamente né pensato e né ordinato di pensare di far fare quel massacro con armi chimiche. Capito? Ma metto loro.
Allora a questo punto io sono convinto, sono convintissimo che Assad non può averlo fatto, sa perché? Perché mio figlio, che sta in Francia, ha incontrato un siriano che è molto vicino alla famiglia di Assad e sa benissimo che l'attuale Assad, cioè Bashar al-Assad, non doveva fare il presidente, perché non lo voleva nemmeno fare. Doveva farlo suo fratello, il quale non so, è morto, non so che circostanze è morto, e lui è un oculista, come un medico oculista Bashar al-Assad, è una persona, mi hanno detto, gentilissima, gentleman, educazione di stampo britannico, ha studiato università inglesi, è una persona che tutto può pensare in una maniera cosa del genere, questo sia a livello politico che personalmente. E quindi, siccome che ormai ci sono le prove che Assad non è stato, cioè non ha ordinato, e nemmeno nell'esercito siriano c'è stato qualcuno che ha ordinato cose del genere, quindi è chiaro che a questo punto gli americani stanno perdendo la faccia, perché ci stanno imponendo una menzogna atroce. Tra l'altro, proprio in rete, da me, mi è arrivato una fotografia di un fotografo italiano che ha scattato una foto in Iraq di migliaia di persone massacrate da loro signori, no? E allora che è successo? Che questa foto, fatta nel 2003, l'hanno fatta girare facendo passare per quelli che sono stati uccisi da armi chimiche del presunto armi chimiche di Assad, che invece non ha usato, lo sappiamo. Quindi hanno fatto questa investigazione. Allora un bravo giornalista ha spiattato questa foto a guerra americano, facendogli uno stile di vergogna. Tra di più, la signora che è in Siria, una certa Ana Akça, ti chiama, che è una docente dell'Università di Damasco, sa cosa ha fatto? Ha mandato tutte queste cose ai senatori americani. Queste prove le ha mandate lei, le ha mandate, e i senatori americani, infatti molti, sono lì che non vogliono votare, perché sono presi fra due fuochi, l'opinione pubblica che è contro, e la lobby ebraica che sta dietro, che li vuole per forza obbligare a firmare per l'intervento contro la Siria. Quindi queste cose bisogna saperle, va bene? Perché io ieri sera, fino a mezzanotte, sono stato qui a contattare questa signora. Infatti, questo è il ruolo della lobby ebraica, guerra e quindi lo sterminio nel mondo, sono gli ebrei. Esattamente, questo è il punto. E allora bisogna dire le cose come stanno, perché la signora in questione mi ha mostrato le prove, di un senatore dell'Alaska, un altro del Wisconsin, cioè tanti nomi, insomma, ricordo, in cui la maggioranza non vogliono, però hanno dietro le pressioni di questi signori del denaro, che vogliono a tutti i costi che loro firmano, cioè che faccia fare una guerra. Tu pensi a un presidente degli Stati Uniti, membro dell'ONU, il quale trascura l'ONU, no? Attenzione, dice non fate più niente, poi addirittura non vuol perdere la faccia da solo, perché lui sa come stanno le cose, il signor Obama lo sa, poi sarà ma scemo, poi non è che è proprio scemo. Ma ti immagino che non lo sappia con lui, hai capito? Però non ci riesce, e sta perdendo la faccia. E quindi io dico al Papa, vada lì. Ora. Io vorrei che il Papa stesse per un mese in Siria, come ha fatto il nostro eroico Joe Fallisi, che è lì, e non solo Joe Fallisi, anche altri italiani. Stia lì un mese in Siria, lui con tutti i cardinali, date una volta l'esempio, ma veramente l'esempio, che veramente vi battete per la pace con giustizia, come disse Papa Giovanni Paolo II, in un suo intervento contro la guerra contro l'Iraq, che disse no, la pace non si può fare la pace così, la pace si fa con giustizia, altrimenti non è pace. E quindi con giustizia che significa? Esattamente. Significa andare in fondo alla verità delle cose, allora sì che si fa pace con giustizia, altrimenti è una cosa per i fondelli, per dir di peggio. È chiaro, se il Papa andasse in Siria diventerebbe cristiana la stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Ma sono convinto anch'io. Sarebbe un impatto mediatico enorme, perché non è mai successo enorme. Nella storia della Chiesa che un Papa si sia messo in mezzo tra due paesi in guerra o tra tanti paesi in guerra. No, non è mai successo. Si sono sempre stati coinvolti e da una parte o dall'altra, sempre questo. Certo. E mai hanno fatto una politica di pace. Mai. Guarda, tu dico una cosa. Il vergognoso ricevimento che fece Papa Pacelli, Pio XII, agli aviatori americani che bombardavano l'Italia, no? In Piazza San Pietro, 10.000 persone, piloti che lui fece l'udienza. Cioè, già lì un Papa che commette una cosa del genere vuol dire che tu hai perso ogni valore. Tu non puoi andare a benedire gente che ammazza la gente. Quando tu, Papa Pacelli, sai venire, perché Papa Pacelli era uno dei pochissimi che sapeva la verità, tutta la verità su tutto, su tutto.
Perché Papa Pacelli fu anche nunzio apostolico in Germania, prima che il nazionalismo andasse al potere, e sapeva tutta l'otroscena di come la Germania fu ridotta in quello stato. Diciamo chiaro questa cosa qui, molto chiaramente. Esattamente, esattamente. Queste cose che vanno dette e ripetute sempre, perché ci sono tante persone, anche quelle che ci seguono, che poi cadono dalle nuvole ogni volta che noi diciamo le cose come stanno, facendo soprattutto dei riferimenti storici ben precisi. Esattamente. Allora io voglio far vedere un'altra cosa, perché è bene che le persone le vedano. Questo è il quadro, si vede bene. Sì. Della Russia. Della Russia attuale, sì. Questa è la Russia. Sì, un continente d'oltre l'Europa. Allora, se gli americani pensano di circondare la Russia... Mi viene da ridere. Si sbagliano di grosso, capito? Ma mi viene da ridere, non sono scemi i russi. È vero che buona parte di questa Russia è praticamente è quasi disabitata, ma la stanno abitando e la stanno veramente trasformando... Anche questo è molto bello, Sì. Cioè pensare di poter interferire a livello mediterraneo sugli interessi così complessi e compositi di un paese come la Russia, pensando di poter essere gli unici padroni del mondo, questi parvenu, allora questi si sbagliano di grosso, certo, capito? Di grosso. Questi non lo faranno mai, la Russia non sarà mai circondata. Giorgio, voglio dare informazione ai nostri ascoltatori. Su in rete circola un filmato che dura circa 40 secondi, si intitola Putin irride un giornalista. Io dico sì. A tutti, dico a tutti di guardarlo, perché guarda veramente, un giornalista che io non so che più coglionazzo non si può, va lì da Putin, attenzione, gli dice, tu pensa, un indeficiente, che non sa chi è di fronte, che non sa chi, nemmeno chi è Putin, perché non lo sa, se no c'è domanda ne può fare, gli va a dire... Certo. Ma signor Presidente, lei perché si preoccupa dei missili che gli americani hanno messo in Polonia? Lo sa che sono diretti contro l'Iran? Allora Putin gli risponde lì dentro. Ho detto, senta, lei mi sta mettendo in buon umore, fa, devo andare a letto dopo giornata faticosa, fa, mi sta facendo ridere, fa. Poi gli dice, lasciamo perdere. Guarda, io dico ai nostri che ci ascoltano di andarsi a vedere questo filmato, il titolo è Putin ride lì. Guarda, è da crepare da ridere, guarda, e lì si vede tutta la deficienza totale di certe teste vuote, perché per non dire di peggio, di giornalisti che fanno i cretini, oltre a non fare informazione, sono anche dei cretini, come dimostra il filmato, guardare per credere, non posso dire altro. Infatti c'è l'ambivalenza di queste cose, si mandano dei personaggi che sono caratterizzati dall'avere la faccia di tolla, no? Sì. La faccia di tolla di quegli impertinenti che vanno lì a dire una cosa rara. Ma se questo impertinente non è furbo, non è intelligente, alla fine stanca. C'è un noto piccoletto della televisione italiana che si atteggiava e si è sempre atteggiato a impertinente, no? Mm-hmm. Faceva le domande impertinenti, faceva dei programmi impertinenti. E dopo è diventato impertinentemente rompicoglioni, non lo sopportava più nessuno. In questa sua pretesa di essere, capito, impertinenti, fare domande ai casi, ma se uno ti viene a chiedere, ti può chiedere una volta, no? Dice, lei a che ora va a fare la pipì? Uno gli dice, vado alle 7 di mattina. La seconda volta gli risponde, guarda, mettiti lì che ti piscio in testa. Mi pare ovvio. Visto che oltretutto questo era un piccoletto, andava bene, no? Giusto? Certo, allora, giustissimo. Giusto. Abbiamo fatto vedere la situazione, perché è una situazione, io mi riferisco ancora a un altro importante articolo di Antonio De Martini, dove dice, prego, qualora gli americani attaccassero, Russia e Cina non si muoverebbero direttamente lì e farebbero pagare i conti in un secondo tempo. È un'ipotesi ragionevole e ragionata, alla quale io non stento ad associarmi. Il problema è che lì, in quel punto lì, non c'è solo Cina e Russia, chiaro? C'è un paese come l'Iran che sa che è direttamente minacciato. Esatto. Poi c'è una situazione in Arabia Saudita che non è come quelli che credono, perché in Arabia
ci sono delle enclave che si sono ribellate al potere saudita. Sì, sì, ci sono. E quelli che si sono ribellati sono degli sciiti. Sì, sì. Poi ci sono questi come dire, chiamiamoli principati, no? Questi piccoli staterelli inventati appositamente dagli inglesi per controllare le vie al mare degli arabi, degli iracheni e quant'altro. E questi piccoli principotti sono tutti in crisi, sono da una parte... Sì, sì. In crisi economica perché a loro vengono chiesti in continuazione dei soldi. Sì, esatto. E dall'altro sono in crisi religiosa. Ma sai chi lo sai chi chiedono i soldi? Cioè, lo sai chi sono quelli che chiedono i soldi a loro? Loro signori. Certo. Loro signori. No, ma aspetta, certo. Aspetta. Ma diciamo un'altra cosa. Date le notizie che mi hanno fornito le mie amiche, nella penisola dell'Arabia Saudita, cioè nella penisola arabica, c'è qualcuno che sta tacendo quello che è il movimento femminile, femminista con le zone, in cui le donne vogliono guidare, cioè c'è un risveglio anche a livello, diciamo, come dire, civile, no? E diritti propri. E poi non dimentichiamo questi signori principotti qua che vengono qui da noi e fanno le più porcate, altro che seguire le regole islamiche, non seguono neanche più, e vanno poi al paese d'oro a fare i bigotti, no? Imponendo delle cose assurde. Certo. Ecco, no? Certo. Per l'intrinseca falsità. Allora, proprio su questo argomento leggerò un pezzo molto interessante da questa rivista, che è l'ultimo numero di Diorama. Sì. Democrazia. Ah, sì, Dio, c'è la faccia solita. La faccia di Obama. Viene commentato. Dove viene commentato un libro del generale Fabio Mini. Ah, sì, Fabio Mini, lo so chi è. Che è veramente interessante. Allora, direi. In questo libro si denuncia il generale Fabio Mini, che i nostri amici dovrebbero conoscere, penso di sì. Denuncia quali sono i movimenti, i gruppi politici in tutti i paesi più o meno antagonisti degli Stati Uniti, che sono finanziati dagli Stati Uniti stessi. Sì, 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 sì. Allora, è vero che ci sono questi gruppi e noi adesso li leggiamo. Prego. Ma è altrettanto vero che in tutti i paesi cosiddetti amici degli Stati Uniti ci sono delle forti tendenze a sfondo, da una parte religioso, che in quei paesi contano moltissimo, ma a sfondo anche di autentica vera liberazione personale, che non è la liberazione degli omosessuali, ma è la liberazione delle donne, che contano molto di più degli omosessuali nella storia. Certo. Ancorché ci siano delle lobby omosessuali anche in Vaticano. Certo, certo, certo. È chiaro, no? Certo, chiarissimo. Allora, leggiamo alcune parti di questo importantissimo libro che ci sentiamo di consigliare ai nostri amici. Fabio Mini, Mediterraneo in guerra, Atlante politico di un mare strategico, è in Audi 2012, pagine 318, euro 18,50. Allora, io ho sottolineato tutta una parte, ma non posso leggere tutto, insomma, no, c'è poco da fare. Purtroppo il tempo non possiamo. Allora, attenzione però, quello che ci interessa sottolineare è questo, perché il generale Mini, che è un grande stratega, per aver fatto parte anche dei quadri dirigenti della NATO, sì, è vero, sì. Ci dice, guardate, il Mediterraneo non è il Mediterraneo quello che vediamo noi. Il Mediterraneo è qualcosa di più, cioè tutti quei paesi che in una maniera o nell'altra, pur appartenendo a una zona che è chiusa e ha difficili sbocchi sul mare, tuttavia sono tutti paesi che in un modo o nell'altro cercano di diventare prospicienti del Mediterraneo stesso. Sì. In questi paesi opera la quinta colonna degli Stati Uniti, e adesso le leggiamo quanti sono e quali sono. Prego, prego. Su questo punto il lavoro di Mini è molto dettagliato e lo induce a scrivere che
In Georgia, durante la rivoluzione delle rose che ha abbattuto il regime di Shevardnadze e portato al potere il predicatore americano Saakashvili. Giugashvili, se si pronuncia. Saakashvili. Saakashvili? Ah, ho capito. Predicatore americano. L'ho capito. Predicatore americano con la K. Sì, sì, americano con la K di origine georgiana. Era attiva Khmer. In Ucraina, durante la rivoluzione arancione, era presente Pora. In Bielorussia, come opposizione a Lukashenko, c'è Zubr. In Albania, Mjaft. In Russia, contro Putin, c'è Oborona. In Kirghizistan, durante la rivoluzione che ha abbattuto Askar Akayev, c'era Kelkel. In Uzbekistan, tra l'opposizione al presidente Islam Karimov, c'è Bolga. Ma organizzazioni identiche a Hotport, continua l'autore, sono state istituite in molte parti del mondo sul modello Convas. Un OGM serba che con l'aiuto di enti privati e statali americani si è dedicata alla diffusione dei metodi di mobilitazione e lotta contro i regimi repressivi o considerati dai committenti, alcune delle quali sono molto attivi in Palestina, Sahara occidentale, Papua occidentale, Eritrea, Azerbaigian, Tonga, Burma e Zimbabwe. Allora, questo per noi è un quadro geopolitico che ci mancava. Sì. Perché? Perché sapere che esistono queste organizzazioni significa anche sapere che queste organizzazioni sono dei brulotti che qualcuno al momento opportuno può accendere. Certo. E creare scompiglio in una zona piuttosto che in un'altra. Allora, è vero che le aree di crisi sono le aree dove quello che conta di più è il traffico del petrolio, del gas, dei diamanti, dell'oro e dell'uranio. Ma è altrettanto vero, che lì dormono questi parassiti. Sono tutti parassiti che gli Stati Uniti hanno posizionato, no? E che potrebbero un bel momento svegliarsi. Quindi, se noi dobbiamo fare l'analisi geopolitica di quello che sta accadendo, dobbiamo anche tenere presente di questi parassiti che stanno lì in sonno. Interessante questo fatto, che fa capire molte cose, fa capire tutto, anzi, grazie al generale Mini, che è veramente un generale, questo sì che si chiama generale, non quello, non Jean, questo qui sì. Mini sì che merita l'appellativo generale, perché è un'analisi veramente intelligente che ha fatto, veritiera, sì. Perché è vero. Infatti è una persona molto stimata, sappiamo. Ah, direi di sì. Certo. Qui, perché parla chiaro, questo ha capito tutto. Questo qui dovrebbe, generale come lui, devono diventare capi di Stato Maggiore. Questi devono diventare capi. Ma infatti stanno lì, eh. Non i cretini. Questo sì. Stanno lì. Certo, Fabio Mini, che ha fatto anche un'analisi molto approfondita del secondo conflitto mondiale, ha spiegato tante ragioni, insomma è stato un grande maestro di conflittualità, chiamiamolo così, o di strategia un generale a livello internazionale. Un generale deve sapere queste cose, se no che generale è? Quindi i vari generali che pretendevano di rompere le scatole ai tedeschi durante il secondo conflitto mondiale. Infatti, Angioli Mini. I vari Badoglio e compagnia cantante. Sì, lasciamo perdere quella marmaglia, quella spazzatura. Purtroppo, Mussolini ha sulla coscienza di averli fatti massacrare. Ambrosio, una cosa paurosa. Lasciamo incazzo, non voglio incazziarmi oggi. No, perché se ci penso le budella mi scoppiano. Subito, dovevano essere eliminati subito. Ma appena sono nati. Come ha fatto Stalin. Ma appena, allora, cioè, è la gente che non doveva neanche nascere, purtroppo è così, che ci possiamo fare? Sì. Allora andiamo avanti. Altre organizzazioni dalle caratteristiche assai simili ai movimenti appena citati hanno trovato terreno fertile anche in luoghi molto distanti tra loro, attenzione, quali il Libano, dove è attivo Nabad al Orrie. In Venezuela,
dove un analogo movimento ha operato contro il presidente Chavez. E promette di farlo contro il suo successore Maduro. Sì. E l'Egitto, dove si è inserito il movimento 6 aprile, tra i promotori della rivolta del 2001 al Cairo. Ma in questo caso ho l'impressione che questi qui siano stati abbastanza sbaragliati, quelli del Cairo. Sì, molti, sì, sì. Quelli dell'Egitto. Il generale Sisi si è schierato con la Siria. Dire Egitto è la stessa cosa. Capito? In Siria io mi auguro che siano stati presi uno per uno, no? Ma uno, guarda, per uno. Io ho notizie della Siria, mi diceva la signora Ana, che è un tecnico universitario di Damasco, mi ha detto che appunto che l'esercito siriano ormai li sta bastonando uno a uno questi delinquenti, li va a beccare nelle nascondiglie più impensabili, sì. Come fa non lo so. Anche se dietro c'è l'intelligenza russa. Perché no, c'è stato uno che ha cantato. Sì, uno ha cantato pure. C'è stato uno che ha cantato. Sì, sì, ha cantato, sì. Ha pure cantato e ha anche ammesso che loro hanno fatto attacco chimico. Quello che gli passava le armi, capito? Sì, sì, no, ma uno ha cantato. Un venduto come tutti questi miserabili. A uno, se no cantava, l'avrebbero preso col gatto. Il gatto che è morto sotto, capito? Cioè, come mi? No, lei la signora mi ha detto un'altra cosa, mentre la spiego così a te perché per non essere brutale, no? E mi ha detto così che questi qui hanno cantato e ne hanno beccato una cinquantina in un giorno solo, addirittura gente che sì. Era nascosta sotto le macerie, pensa un po', che bastardi. Sì. Aspetta, sì, aspetta sì. Un po', aspetta un po'. Sì, sì. Aspetta un po', aspetta un po', aspetta un po'. Aspetta un attimo, c'è qualcuno, aspetta. C'è qualcuno che è un nuovo entrato, aspetta, orca miseria, un attimino, scusa un attimo. Aspetta un secondo, c'è un nuovo entrato, signor Regazzoni da Gibilterra, un attimino. Guarda, aspetta. Sì. Sì. Aspetta che gli dico di mannaggia a me. Va bene, intanto concludiamo sta chiacchierata. Concludiamo. Se no non la finiamo. Allora. Sì, prego. Questo è sempre il commento che il giornalista di questa rivista, di cui consiglio la lettura perché è una delle riviste più preparate, più colte, più approfondite che ci sono in Italia. Allora, il giornalista dice, grazie all'analisi di Mini si scopre il formidabile ascendente che il Mediterraneo ha sulle vicende internazionali, a tal punto da farne un vero e proprio ombelico del mondo, a cui gli statunitensi non hanno saputo rinunciare, interessati come erano a colmare la distanza che li separa dalla regione dove da circa due secoli si replica il Great Game, il grande gioco, sì, grande gioco, sì. Messo in scena per la conquista di nuovi mercati appetibili alle grandi potenze. Ora, questo l'ho finito di leggere, poi tra l'altro il commentatore dice se questa cosa è avvenuta è perché i popoli europei si sono completamente appiattiti al servizio degli americani, se no certo. Gli americani non sarebbero stati qui a dominare il Mediterraneo. Poi questo mi viene a confermare quello che mi raccontava una ventina di anni fa un ex agente dei servizi segreti che non so quanti anni si era fatto in galera. Italiano, ma non perché faceva le porcate, no, ma non perché faceva le porcate dei servizi segreti italiani nel dopoguerra, ma prima perché faceva l'interesse dell'Italia. Prima. E questo che era rimasto in contatto con tante persone, io gli chiesi a suo tempo, quando sembrava che ci sarebbe stata una crisi in Estremo Oriente tra gli Stati Uniti e la Cina, parlo degli anni 70, sono inizio anni 70, e lui si andò a informare da suoi ex colleghi e poi mi disse un giorno che ritornai da lui e lui mi disse se guarda che in tutti i paesi del mondo i centri di strategia militare prendono in esame soltanto il Mediterraneo, per loro il punto di riferimento è il Mediterraneo, non esiste altro territorio che abbia importanza a livello globale e mondiale come il Mediterraneo. Qui poi nell'articolo spiega benissimo come il generale Fabio Mini abbia descritto l'importanza e il valore del Mediterraneo, che sappiamo è un punto di incontro di religioni, di storie, di civiltà, tutto. Di razze, di culture e tutto il re. Cosa che non c'è da nessun'altra parte. No, no, il Mediterraneo tutto si è sparso nel mondo, cioè il Mediterraneo è nato, tutto è partito da qui, su questo non ci piove, la storia lo dimostra, vuol dire, e quindi che sia un mare appetibilissimo. Per cui dobbiamo anche dire
che la guerra che si è svolta in Atlantico della Spagna contro l'Inghilterra è stata sì importantissima e ha garantito all'Inghilterra 200 anni di potere assoluto sul mondo. Infatti il colonialismo di tipo puramente commercialistico dell'Inghilterra ha dominato per 200 anni, però è altrettanto vero che l'epicentro del mondo lo era anche quando inglesi, francesi e spagnoli si contendevano l'Atlantico per il controllo degli Stati Uniti d'America. Esattamente, bravo, proprio così. Come dimostra anche un libro che è prodotto dalla dittrice Cerchio, che si intitola L'America che non fu, che parla proprio di questo. Esattamente. Bene. Ma a questo punto io chiuderei. Anch'io chiudiamo, sì. Abbiamo. Sì. Poi domani ci diamo appuntamento a domani. Sì, per altre cose importanti che adesso ti dirò. Consigliamo di nuovo i nostri amici ad andare a vedere. Sì. I nostri filmati. Certo. Su Albamente, sì. Alle dichiarazioni del Papa, perché ho l'impressione, la vaga ma concreta impressione, sì, che ben pochi media abbiano riportato per intero il discorso del Papa. Il giornale neanche uno. Il giornale locale qui niente. Niente. È una cosa incredibile. Una cosa incredibile. No, ma questo è il potere della vera mafia che fa queste cose qua. È inutile, ma è così. Purtroppo è così. Qualora il Papa, qualsiasi Papa, avesse, che ne so, decantato la santità di una qualche donzella, no? E allora questo qui avrebbe portato decine di pagine, no? Sì, sì. Decine di pagine. Va bene. Ecco, sui giornali. Invece su questa cosa che è fondamentale per la vita, la storia dell'umanità, del futuro di tutta l'umanità, sì, sì, questi media completamente asserviti sono veramente silenti. Purtroppo sì. Allora Giorgio, intanto salutiamo il nuovo arrivato. Abbiamo qui Regazzoni, ma lo dobbiamo salutare. Sì, Regazzoni. Lui sta a Gibilterra. Buongiorno a tutti. Ti vediamo, metti la camera perché cambia posizione. Ti vediamo di traverso, cioè sei messo in direzione orizzontale, non verticale. Aspetta che provo a girare. Gira. Forse ecco, mo sì. No? È fatto. Va bene. Forse adesso un po' meglio. Senti, per il servizio, intanto ti salutiamo, benvenuto qui. Benvenuto. Grazie mille, è un piacere enorme. Sì, grazie a te. Senti, che succede a Gibilterra? Ci vuoi raccontare? A Gibilterra che succede? Ti sentiamo male? Ti vediamo bloccato. Ragazzoni, ascolta, rifacciamo poi il contatto più tardi, perché purtroppo ti vediamo bloccato e non riusciamo a sentire quello che dici all'immagine ferma. Ci senti adesso? Ecco, Regazzoni, vedo che hai tutti i capelli. Mi ricordi quel Regazzoni che faceva la pubblicità in televisione? Ha problemi di linea. Niente, allora senti Giorgio, sì, noi ci diamo qui. Vabbè, benvenuto a lui, sì, e come certo, tutti i giovani intelligenti. Ma certo, il potere è loro, anzi più giovani vengono, guarda, magari ne arrivassero una migliaia, esatto, che prende il nostro posto, perché io voglio sentire gli altri, sono stupido di parlare io, della verità, mi sono molto stancato. Senti, spero che presto... diciamolo in latino, sinite parvulus venire ad me, ma con ottime intenzioni, però certo, con buone intenzioni. Come diceva il scritto a me, giovani, certo, con ottime intenzioni, sia ben chiaro, questo no, Citata da Papa Francesco I, Benissimo, molto bello questa cosa. Cioè, Giorgio, sei grandissimo, come al solito, anzi, voglio invitare gli altri a vedere il tuo servizio, che si intitola Giardino degli Aranci, Pompelmi, eccetera. Sì. Ecco, di vederlo ai nostri amici, perché è veramente importantissimo quello che hai fatto. Oh, a presto, Giorgio. Ti saluto. A presto. Io sto sempre a casa. Va bene, sto sempre a casa. Ciao.